addentriamo nel contesto tecnologico innovativo. Siamo Angelo Marcello Cardani, presidente dell'autorità per le garanzie delle comunicazioni, Alessandra Progiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale e Antonello Solo, presidente dell'autorità garante per la protezione dei dati personali. La dottoressa Progiani, come preferisce, tanto se per te mettiamo così la... No, non la nascondo, guardi, cosa dall'ultimo? Infatti, guardi, lo dice una marchigiana che sta all'ultimo dei canali, toccando proprio il tema. Va bene, allora intanto possiamo iniziare appunto con questo primo round, in attesa della dottoressa Poggiani. Comincerei con il presidente dell'autorità garante della privacy. Ci sono tanti temi, il presidente Solo che in questo momento le sta affrontando, c'è anche questo dossier Obiettivo Europa, che è la newsletter appunto del Consumer Forum, che è inserita, come avete visto, anche nella cartelletta che è stata consegnata questa mattina. C'è proprio quella parte dedicata a tutte le novità legate alla regolamentazione dell'organizzazione appunto tecnologica. E ci sono molte cose interessanti proprio, presidente Soro, legate alla privacy, no? Si dice che le istituzioni comunitarie stanno ragionando da tempo su come aggiornare al meglio le norme sulla protezione dei dati personali. L'attualità, naturalmente, anche lo sviluppo dei social network pongono naturalmente questo argomento all'ordine del giorno. All'interno appunto di Obiettivo Europa ci si chiede se tutelare il diritto alla privacy nell'era digitale, quindi c'è una sfida oggi particolarmente rilevante da sostenere, come la state sostenendo, e poi come sta lei oggi il consumatore cittadino europeo ha il diritto all'oblio. Che portata ha questa novità, insomma, come dovrà essere gestita anche dall'autorità che lei presiede? Fatto una marea di domande. Sì, direi cerchiamo. Eccoci qua, abbiamo iniziato proprio ora, quindi buongiorno, grazie. Vede che abbiamo anche lasciato fatto centrale. Tenterei di schematizzare un po' due valutazioni su una domanda che è naturalmente molto vasta. Partendo dall'assunto che avevo letto la sintesi dello studio, che mi pare assolutamente centrato rispetto ai temi di quali tutti parliamo, diverso approccio. Il consumatore, come tutti i cittadini, sempre più consumatori online, e quindi come tale attore di un mercato che si fonda in modo sostanziale sulla raccolta di dati personali, il mercato dei dati personali è, direi, ineludibilmente al centro dell'economia digitale, e quindi questo mercato, il mercato dell'economia digitale, che sappiamo avere al centro e come potenti animatori e governanti del mercato, in questo momento sostanzialmente in modo monopolistico, poche, non molte società che raccolgono i dati personali, che li trattano, li conservano, li incrociano, tracciano profili, perché l'economia digitale è in larga misura fondata sulla tentativo di dare corpo a un'offerta personalizzata, sempre più personalizzata, e quindi il dato personale di un'economia di questo genere diventa un dato fondamentale, e chi detiene e può trattare i dati personali di fatto gioca un ruolo di intermediario sostanzialmente esclusivo, tendenzialmente esclusivo, tra il produttore e il consumatore. Questo è lo scenario dentro il quale dobbiamo valutare il tema privacy rischia di portarci in questa protezione dei dati personali, cioè protezione delle persone che nello spazio digitale si muovono sotto forma di dati, ma sono le persone che vivono in quello spazio, e il consumatore in questo spazio ha un livello di tutele decisamente inferiore rispetto a quello che ha abitualmente nello spazio fisico, nel quale si è abituato a regolare la propria attività e ad avere le tutele che sono frutto di una
civiltà giuridica, ma anche di una consuetudine, di una cultura largamente consolidata, nello spazio digitale nel quale noi operiamo tutti, questo livello di tutela è minore e uno degli obiettivi che si pone il regolamento, al quale lei ha fatto cenno, ma che ci poniamo tutti indipendentemente dal regolamento, io trovo che nella posizione giustamente si è voluto ricordare qual è il rapporto, direi, dialettico e non necessariamente unidirezionale fra l'attività dell'Unione Europea, la Commissione, i suoi organismi, il Parlamento e le autorità nazionali. È un rapporto di relazione, diciamo, reciproco scambio e informazione. Il regolamento, tutti noi ci poniamo l'obiettivo di ridurre la distanza tra la tutela del consumatore, del cittadino, nello spazio digitale rispetto a quella che è acquisita nello spazio fisico. Questo obiettivo naturalmente sconta la necessità di aggiornare le forme attraverso le quali le autorità di protezione dati hanno lavorato in passato, non per uscire dall'ambito dei grandi principi che sono al centro dell'ordinamento europeo, un ordinamento che tende a diventare sempre di più un riferimento universale, planetario. Nel mondo, in questi ultimi 3 anni, moltissimi paesi hanno acquisito progressivamente, recepito e prodotto forme di ordinamento interno che si avvicinano a quello europeo, mentre solo 5-6 anni fa probabilmente la distanza tra l'ordinamento europeo e quello dei paesi sudamericani o degli stessi Stati Uniti l'America era una distanza enorme, ma oggi anche dall'altro versante del mondo, anche in Oriente, crescono spinte per introdurre nell'ordinamento forme di tutela e di protezione dei dati personali che hanno come riferimento proprio. Allora, in questo schema il regolamento che è partito nel 2012 ha viaggiato abbastanza lentamente proprio perché il tema della protezione dei dati personali incrocia molto i poteri dell'economia globale e incrocia molto le resistenze che nei confronti di un elevato grado di tutela delle persone può produrre nel rapporto di forza che esiste. Certamente allo stato il rapporto di forza, di equilibrio tra chi detiene i dati e il consumatore è un rapporto assolutamente sbilanciato e noi dobbiamo cercare di spostare nella direzione della persona, del cittadino, questo rapporto. Noi lo abbiamo provato a fare tante cose, io potrei citare alcune delle cose fatte nel corso di quest'ultimo anno che vanno in questa direzione, ne cito 4 in modo assolutamente direi l'elenco. Abbiamo approvato un provvedimento sui cookies. Cosa sono i cookies? Sono lo strumento che fino a poco tempo fa, oggi un po' meno, era centrale nell'attività di profilazione da parte di qualunque impresa che avesse voglia di raccogliere dati per poi formare i profili attraverso il sistema che richiamavo prima. L'ordinamento europeo prescrive che l'attività, che la cessione di un cookies al nostro dispositivo avvenga attraverso un libero consenso degli utenti. È, direi, poco più di una grida manzoniana nel sistema così complesso delle tecnologie di comunicazione. Per cui c'è una previsione ordinamentale molto forte e un'applicazione sostanzialmente nulla. In questo ambito noi ci siamo inseriti attraverso un provvedimento generale adottato nel maggio di quest'anno che è stato sottoposto a consultazione da parte dei cittadini e delle imprese, dei consumatori e di tutti quelli che avevano interesse, molto interesse nei confronti di questa esperienza, che è la prima fatta in Europa, e successivamente, dopo qualche mese, l'opinion delle autorità europee ha raccolto la nostra indicazione, nel senso che il modello italiano in questo senso è stato accolto come modello utile, cioè noi abbiamo introdotto elementi per rendere possibile da parte del cittadino navigatore, andrà a regime tra credo un anno, tra meno di un anno, perché occorre che le imprese, che tutti quelli che sono gli operatori di internet si attrezzino in questo senso, ma consentirà al navigatore di sapere
in modo assolutamente certo se può esprimere consenso oppure revocarlo per la profilazione, non solo quella generica, ma mirata per ognuno degli attori che intervengono nel processo di raccolta dei dati. Naturalmente questo produce una tensione tra, ad esempio, gli editori e le imprese che attraverso il giornale, il quotidiano online, mandano buchi, perché gli editori probabilmente preferirebbero essere gli unici detentori del potere di raccolta, e invece noi cerchiamo di... Quindi è un tema assolutamente complesso, non lo approfondisco in questa sede, ma noi abbiamo cercato lì di rendere possibile per le imprese il rispetto della legge, che allo Stato non viene rispettato, e ai consumatori, ai cittadini che utilizzano internet la possibilità di essere informati e di esercitare il proprio diritto. Questo è un modo attraverso il quale tu porti avanti, riduci la distanza tra la tutela dei diritti nello spazio digitale e quello. Un altro tema che è stato affrontato nel corso di quest'anno è quello del mobile payment, il telefono come strumento per i pagamenti diventerà tendenzialmente andrà dilatandosi, nel senso che fra non molto tempo sarà il principale tendenzialmente quello sarà lo strumento attraverso il quale, ma in quell'atto di utilizzare il telefono per fare un acquisto tu lasci un'infinità di tracce personali, di dati essenziali che vengono raccolti da più di un intermediario, e se tu non introduci meccanismi molto rigidi, rigorosi di tutela, con misure di sicurezza che vanno affidate a ognuno degli interlocutori, degli operatori, tu rischi di avere attraverso questo meccanismo di facilitazione dei pagamenti un disastro dal punto di vista della sicurezza dei propri dati personali. Io ci tengo sempre a ricordare che i dati personali sono la persona, non sono una cosa astratta, sono le nostre persone. Un terzo caso, vado per eventi, in cui credo che ancora abbiamo moltissimo da fare, è quello delle nuove applicazioni. Ogni giorno vengono nel mondo prodotte una infinità di applicazioni, e queste applicazioni vengono scaricate da giovani e meno giovani con una enorme ingenuità, perché un'applicazione gratuita ci facilita la vita, riusciamo a fare un'infinità di cose, ma queste applicazioni che vengono prodotte e messe in commercio in uno stato di sostanziale anarchia al momento raccolgono informazioni anche molto sensibili. Pensate alle applicazioni nel campo della salute, ma pensate alle applicazioni che vengono annunciate per la settimana prossima. Secondo una società degli Stati Uniti verrebbe messa in commercio negli Stati Uniti un'applicazione che consente di modificare l'umore della giornata attraverso scariche elettriche che vengono dal dispositivo del nostro smartphone al cervello. Non sono battute, sono realtà che stanno mangiando con una enorme velocità, e rispetto a queste applicazioni noi siamo assolutamente indifesi. Abbiamo fatto, in accordo con le altre autorità internazionali, un sondaggio, una ricerca sull'uso, sul campione abbastanza largo per lo schema internazionale, delle garanzie, delle applicazioni nell'ambito della salute. Abbiamo scoperto che non c'è nessuna garanzia dell'ordinamento rispettata. Quindi alla fine, all'esito di questa ricerca, faremo insieme cercheremo di trovare meccanismi per evitare che questa anarchia nell'ambito dell'applicazione continui, ma è, come dire, uno degli altri temi in cui il cittadino, il consumatore e le persone siamo scoperti. L'ultimo caso che cito, perché è però forse uno di quelli che ci ha impegnato di più, è Google. Noi abbiamo avviato un procedimento in sintonia con altre 5 autorità di protezione dati europee, un'attività di interlocuzione, chiamiamola così, che poi si è trasformata in un procedimento da parte della nostra autorità nei confronti di Google, che si è conclusa per una prima fase che riguardava procedimenti passati con una sanzione di 1 milione, che naturalmente Google non fa nulla, ma se ne ha però molto meno e che Google l'ha prontamente pagato. Ha avuto esitazione. Ma abbiamo prescritto, dando un tempo di attuazione giusto, una serie di procedure che portano dentro l'ordinamento
europeo per comportamento di Google. Lei mi ha chiesto l'oblio. L'oblio è di tutti l'ultimo arrivato, ma quella sentenza, della quale si parla molto con riferimento al diritto all'oblio, direi è fondamentale, non tanto per il riconoscimento del diritto all'oblio, vogliamo una cosa, ma perché afferma la competenza territoriale delle autorità europee su società che non hanno residenza in Europa e che fino a ieri avevano opposto tutte le volte che si era aperta l'interlocuzione il diniego per la mancanza di una competenza della giurisdizione europea. Poi la sentenza ha affermato questa competenza, direi ha fatto la metà del regolamento che è il viaggio nella Commissione europea, perché era uno dei temi più complessi, e si è attivato un percorso perché Google ha accettato la giurisdizione europea, naturalmente cercherà in tutti i modi di fare il suo gioco. Abbiamo a che fare con forse la più importante azienda del mondo, sicuramente tra gli uomini più ricchi del mondo, e quindi rispondono naturalmente di strutture rispetto alle quali le nostre autorità sono, come dire, poco più che dilettanti. Però la forza del diritto europeo, sancito da quella sentenza, ma da una serie di attività reiterate da parte delle comunità e da parte nostra, l'indicazione di una tendenza che porta i consumatori mondiali a guardare più a noi che non all'aspetto sanzionatorio o alla fiducia cieca, è cambiato il contesto. Nel corso di 2 anni Google accetta sempre più la giurisdizione, l'ordinamento europeo, non perché ha paura delle nostre risibili sanzioni, ma perché pensa di perdere la fiducia dei consumatori, e quindi per conservare la fiducia dei consumatori è disposta a fare dei tassi. Se pagassero anche le tasse qualche gran fiducia che riscuoterebbero. Da questo punto di vista, vorrei dire una cosa, io sono assolutamente d'accordo che bisogna far pagare le tasse alle sedi in Italia, così come le pagano quelle che hanno sede in Italia. Però rispetto alla spinta all'adeguamento della propri comportamenti, vale molto più il timore di perdere la fiducia nel mondo rispetto alla sicurezza dei propri dati personali che non l'idea che siano evasori. Da questo punto di vista la vicenda della rivelazione Snowden hanno prodotto nei confronti prima dei motori di ricerca delle grandi aziende digitali, poi del governo e del Parlamento degli Stati Uniti, molto più di quello che avrebbe potuto produrre qualunque nostra azione sanzionatoria, perché nell'opinione pubblica del mondo si è colto il significato di quello che stava accadendo. Poi, e concludo, l'oblio direi appartiene alla cultura dell'ordinamento europeo nel senso di richiesta del diritto del cittadino ad avere non solo la precisione dei dati propri che sono custoditi in un qualunque ambito, che sia una rivista o che sia uno spazio online, ma anche il diritto di un cittadino, quando questo non contrasti con il diritto all'informazione, di avere anche un momento di riservatezza. Un errore commesso in una parte della vita non può cristallizzare la reputazione di una persona. Se questo, dopo un po' di anni, non confligge con il diritto all'informazione, questa è una conquista di civiltà, era già dentro la cultura europea. Il riconoscimento della sentenza che, bilanciando il diritto delle imprese a fare utili, perché l'impresa Google ha come primo obiettivo, a noi l'ha dichiarato espressamente, la profilazione. Google non dice più che la propria attività è quella di favorire, pur essendo il principale soggetto che fa informazione nel mondo, però non si riconosce come la sua attività oggi di conoscenza della profilazione. Va bilanciato questa libertà di impresa con il diritto del cittadino alla propria dignità personale, che è quello della privacy, e il diritto di informazione, che può essere coniugato nel meglio se noi riusciremo ad avere la possibilità intanto di non mettere in discussione gli archivi online dei siti soggetti. Nessuno li mette in discussione, la sentenza non mette in discussione, non mette neanche in discussione l'idea che quelle informazioni rimangano online, mette in discussione, interviene, a mio parere, assolutamente giustamente, nella connessione, nel link tra il nome di una persona
persona e quella notizia. Quel link rischia, perché è governato non in modo neutro da un'infrastruttura, ma da un soggetto che è responsabile, come in questo caso il dottore di ricerca, che costruisce la personalità di un individuo attraverso un link che è nella sua piena discrezione. Su questo campo credo che la sentenza abbia sia davvero rivoluzionato. Tema veramente affascinante, peraltro vi stavo un po' considerando mentre lei ci raccontava tutta l'attività che avete fatto, quanto internet ci abbia assolutamente cambiato la vita radicalmente negli ultimi anni, in meglio per la funzione di tanti servizi, ha velocizzato tutte le nostre operazioni, non facciamo più code in banca e in tanti altri posti, però naturalmente ancora continuiamo un po' ad approcciarci con un po' di ingenuità, perché tutto il tema dei cookies, i pagamenti molto veloci con il telefono, le applicazioni. Insomma, utilizziamo anche tutto questo forse a volte con non una sana consapevolezza appunto di quello che poi sono le conseguenze, però per fortuna ci sono le autorità che in qualche maniera ci vengono a proteggere. Allora, Alessandra Poggiani, direttore generale dell'Agenzia per l'Italia Digitale da agosto di quest'anno, quindi una decisamente fresca, siamo nel bel mezzo del semestre italiano di presidenza europea, magari ci racconti un po' quale livello di dibattito è quasi finito, direi. Esatto, siamo nel bel mezzo l'agenda digitale italiana in rapporto alle iniziative dell'associativo che stanno portando avanti con gli altri paesi europei, a quale punto è? Poi tra l'altro magari possiamo fare anche un ragionamento su un altro tema che parlo anche al presidente Cardani. Dopo qualche giorno fa molti giornali hanno pubblicato qualche anticipazione delle conclusioni dell'indagine conoscitiva sul ritardo della diffusione della banda larga in Italia, con un lavoro condotto appunto da Agi come con antitrust. Che ne pensa appunto dei risultati che sono stati evidenziati da queste anticipazioni? Allora, intanto, come voi sapete, la scelta digitale italiana fa parte del programma delle vita del terra, deriva dal processo di Lisbona, quindi è anche una cosa non particolarmente recente, su cui tutti i paesi membri si sono presi degli impegni a valere fino al 2020, che vengono monitorati di anno in anno. Questa cosa mi piace ripeterla perché se ne parla spesso, ma diciamo con poca quadro delicato, sì, un quadro che è diciamo, sufficientemente confuso. Ora purtroppo quello che è accaduto negli anni, da quando la comunità europea prima, poi l'Unione Europea dopo, hanno iniziato a monitorare questi indicatori, che si sono poi nel tempo, poiché l'innovazione tecnologica ha un'evoluzione molto, molto veloce, e quindi, come ricordava prima il Presidente Soro, ci pone di fronte a nuove sfide e quindi anche a nuove necessità di investimento e di aggiornamento sia della pubblica amministrazione che del Paese in maniera piuttosto effettiva. Quindi, da quando sono stati iniziati a essere monitorati alcuni indicatori che all'inizio si chiamavano la società dell'informazione, fino ad oggi, purtroppo diciamo, il grafico del nostro paese è andato progressivamente peggiorando. Quando le rilevazioni sono iniziate, a metà degli anni 90, l'Italia era un paese che sia in termini di infrastrutture di rete, di connettività, che a quei tempi era ovviamente molto diverso, c'era la DSLN di RAM e memoria, e sia in termini di servizi online, digitali, della pubblica amministrazione, di adozione delle prime tecnologie digitali, dell'email, era sostanzialmente in linea con gli altri grandi paesi europei, un po' sotto i paesi scandinavi, ma sostanzialmente simile a Francia, alla Germania. Negli ultimi anni, no, dove peraltro tutti i paesi dell'Unione, come sapete, sono aumentati nelle sue servizi di pagamento in conto, non più le ultime. Siamo progressivamente scivolati in fondo alla classifica e su quasi tutti gli indicatori che nel frattempo sono molto cresciuti, tranne quelli che riguardano la telefonia mobile, poi guardando meglio di me, ma si possono anche diciamo, inferire le ragioni di questo. Tranne appunto quegli indicatori lì noi ci troviamo solitamente al penultimo, al terzultimo posto, quando andiamo bene a qualcosa. Nella classifica complessiva. Nella classifica complessiva a 20. Ora le ragioni sono molte. A me piace notare, perché diciamo, cerco di interpretare la tutela del consumatore non solo come tutela di molti diritti, ma anche come tutela economica del consumatore, che oltre al consumatore è anche lavoratore cittadino. Se noi analizziamo questo andamento, è un andamento che è direttamente proporzionale, o comunque molto in linea con l'andamento del nostro prodotto interno lordo, con l'andamento della nostra economia. Cioè negli anni in cui l'economia italiana ha cessato di crescere o comunque di
di mantenere una certa libertà per scendere dalla crisi del 2007, sono gli stessi anni in cui abbiamo visto progressivamente la nostra capacità di competere sul terreno dell'innovazione digitale e tecnologica, almeno in Europa, diminuire. Peraltro, e poi vi dico le cose positive perché metto di dire quelle negative, bisogna anche contestualizzare questi dati in un senso più ampio, perché poi l'Europa non è il best case, quindi essere gli ultimi all'interno dell'Unione Europea vuol dire essere in un mondo molto più grande di quello, molto indietro, perché vuol dire che rispetto ai paesi asiatici o come la Corea del Sud o anche la Cina o i paesi del Nord America, avere un gap molto molto ampio, che non ha a che fare soltanto con la capacità di accesso, di competenze, di aggiornamento rispetto al mondo del lavoro delle persone individue, ma anche molto a che fare con la capacità delle imprese italiane di competere economicamente. Questo è ancora più vero rispetto al fatto che il tessuto industriale italiano, come voi immagino sappiate meglio di me, è composto di piccole e medie imprese per lo più, cioè fatte 100 le aziende italiane, 99 hanno meno di 15 addetti, e di questo 99 che ha meno di 15 addetti, il 97 ce n'ha meno di 5. Questo è il tessuto economico italiano. E quindi è un tessuto fatto di artigiani, di soggetti che producono oggetti, del Made in Italy, vero o presunto, ma comunque sicuramente vero in termini di design e di cose, che potrebbe essere utilmente venduto all'interno del mondo virtuale che oggi conosciamo. Dove però più sono piccole aziende più sono di tipo familiare e quindi diciamo con una competenza molto specifica e alta rispetto al lavoro che fanno, con una competenza molto inferiore rispetto a quali nuovi processi e tecnologie inserire all'interno del loro sistema produttivo per poter competere meglio, più ci sarebbe bisogno di un settore pubblico che li riesca ad accompagnare attraverso un processo di modernizzazione che non riescono a fare. Si parlava prima dell'utilizzo dei telefoni mobili per il micropagamento o per i pagamenti, che pongono sicuramente dei problemi in termini di tracciabilità dei dati, come diceva il presidente Soro. È anche vero però che molto difficilmente si pensa in Italia al costo del contante, che è uno dei blocchi o comunque degli ostacoli che noi ci troviamo ad affrontare, non solo quanto consumatori ma anche come produttori, perché un paese che è poco abituato alla notifica elettronica ha dei cittadini che sono poco abituati a usarla, ma anche delle piccole imprese che sono poco abituate a utilizzare quello strumento come veicolo di vendita e di distribuzione sul territorio. Questo diciamo in un contesto di mercato, soprattutto di quello più commerciale per distribuzione al dettaglio, che è diventato predominante online, cioè per darvi un dato, all'interno dell'Unione Europea, dei 28 dell'Unione Europea, quindi inclusa la Romania, la Bulgaria, l'Estonia, eccetera, la media di imprese che vende e-commerce è intorno al 16%, in Italia è 4,5%, cioè è una differenza molto ampia. Se facciamo questo confronto con i paesi del Nord America o con i paesi del sud-est asiatico, non è un perché diciamo, il gap è enorme. Questo in termini di capacità di attrarre ricavi dal mercato esterno, soprattutto in momenti come gli ultimi anni, come quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni, di stagnazione del mercato interno, ha un impatto sulle piccole imprese, perché vuol dire perdere un mercato molto ampio potenzialmente di. Così come ha un impatto rispetto alle competenze che si generano all'interno delle piccole aziende, soprattutto in un momento in cui, adesso, a prescindere da quale sarà il punto di caduta finale della riforma del lavoro, delle discussioni in atto, è sicuramente vero che il ciclo di vita di un lavoratore difficilmente si dipanerà all'interno della stessa struttura da quando viene assunto a quando andrà in pensione. Quindi, il fatto di vivere in un contesto produttivo che sappia stimolare l'aggiornamento continuo e sappia confrontarsi con quelle che sono non tanto le tecnologie morbidali ma l'utilizzo delle stesse, quindi come cambiano i processi appunto produttivi, di distribuzione,
di vendita, di marketing, eccetera, diventa essenziale, perché poi a un certo punto se no si rimane senza quelle competenze necessarie del farci nel mondo del lavoro, magari uno l'ha perduto perché non ha più nessuna carta da giocare per poter vendere. Ora, detto tutto questo, andiamo alle buone notizie. Sì, allora, abbiamo molto da fare e quindi diciamo il campo d'azione è molto vasto e non è soltanto quello di modernizzazione della pubblica amministrazione, che pure è molto importante per vari fattori, intanto perché la pubblica amministrazione in Italia ha un peso anche economico molto elevato, è il 50% dell'economia italiana, quindi se non riusciamo a incidere su quella diventa complicato anche incidere sul resto. Secondo, perché la comunicazione, la capacità di fornire di servizi e di avere un rapporto diverso con la pubblica amministrazione incide profondamente sia sulla vita del consumatore cittadino ma anche su quella delle imprese. Basta pensare alle autorizzazioni che è necessario richiedere, alle licenze edilizie, piuttosto che a tutti i tipi di pratiche che le imprese per lavorare devono fare e devono riuscire a trovare la pubblica amministrazione oltre che un alleato, e quindi diciamo un modo più facile di fare le cose, anche un soggetto di esempio. In questo per esempio il progetto della fatturazione elettronica, che fortunatamente è una delle cose che è riuscita a partire, ha aiutato non solo perché ha migliorato il rapporto con l'amministrazione per via della facilitazione dei pagamenti e quindi di dare una maggiore certezza al momento del pagamento, ma anche perché ha costretto piccole aziende a inserire all'interno del loro processo produttivo dei sistemi tecnologici, che però incidono anche sull'organizzazione dei processi, diversi in maniera forzata, perché poi quando il tempo diventa così lungo di necessità di colmare delle lacune, lo switch off cosiddetto, cioè il fatto di obbligare anche normativamente o comunque attraverso una necessità, una convenienza molto elevata, aiuta tantissimo a diffondere una cultura diversa, soprattutto in un paese che di suo è un po' resistente all'innovazione. Boss obbligatorio, come lei sa, anche per sé professionisti dello Stato, quindi sa. Esatto, quindi diciamo essendo che primariamente è un cambiamento culturale molto netto, il modo su cui tu riesci a colmare 20 anni di ritardo è necessariamente anche forzato, quindi o in termini di grande convenienza o in termini di obbligo di legge. Peraltro voglio dire, non sarebbe il nostro il primo paese a adottare questo tipo di dinamica per cercare di compiere quel salto che è necessario. Dove vi è arrivato interventi normativi per far fare questo salto di qualità? Sì, allora ci sono tanti interventi, diciamo molti anche non normativi, nel senso che poi uno dei problemi che ha bloccato per esempio un po' di innovazione nella pubblica amministrazione è stato anche l'eccesso di normazione, perché è molto difficile poter prevedere l'evoluzione delle tecnologie o anche l'evoluzione dell'uso delle tecnologie per legge, quindi noi ci troviamo per esempio un codice dell'amministrazione digitale che, avendo ai tempi, negli anni 90, immaginato di poter definire anche diciamo il modo specifico e tecnico su come dovevano essere sviluppati alcuni applicativi o alcuni sistemi, ha poi di fatto impedito l'innovazione, perché poi le amministrazioni si trovano ad avere già definito un set di regole in tempi precedenti a quando dovevano essere esercite, che poi è un problema diciamo complessivo della pubblica amministrazione rispetto all'innovazione. Perché è chiaro che anche nei grandi processi di infrastrutturazione tu inizi a aprire un percorso che anche quando sei molto efficiente, completi in 2 anni, 2 anni e mezzo, 3 anni, perché questi sono i tempi per fare le necessarie gare d'appalto, la trasparenza dovuta, firmare dei contratti, attivare delle procedure, e quando sei arrivato a iniziare a fare una cosa, quella cosa è già vecchia. E questa cosa è successa parecchie volte. Ora, detto tutto questo, abbiamo un'occasione, è l'ultima programmazione europea. Proprio la settimana scorsa, al valle della firma,
finalmente dell'accordo di partenariato con la Commissione per la programmazione delle risorse 2014-2020, sia del fondo di coesione, sia del fondo di sviluppo rurale, sia del fondo di ricerca sociale, che va, sono a valere poi sui bilanci anche regionali, ma non solo, abbiamo rimesso mano a tutta quella che era la strategia dell'obiettivo tematico 2 della programmazione europea, che è proprio l'obiettivo. Agenda digitale, che si compone una parte infrastrutturale e quindi bando ultra larga. Anche qui abbiamo fatto un grandissimo sforzo per arrivare ai 2 mega, perché fino a un certo punto della nostra vita la banda larga significava 2 mega. Sapete benissimo che i 2 mega oggi non sono una connettività sufficiente a a utilizzare la rete, se, almeno per scopi commerciali o industriali, certe volte ormai neanche più per scopi individuali, perché banalmente l'utilizzo di applicazioni per vedere video non funziona, no? Quindi quello sforzo è stato fatto, dobbiamo arrivare ai 30 mega e 100 mega, e poi in questo l'occasione della programmazione europea ci aiuta, perché ci aiuta con delle risorse che altrimenti come paese non avremmo, essendo poi un paese orograficamente complicato e anche che non ha mai avuto alcune infrastrutture tipo la televisione via cavo o da altre che avrebbero accelerato o comunque ostacolato meno il processo di stesura di Libra, che invece adesso dobbiamo stendere tutti i più. Accanto a questo c'è tutto il tema dei servizi, cioè come queste risorse sia all'interno dei piani nazionali sia all'interno dei piani regionali dovranno essere utilizzate per stimolare la crescita delle imprese e la crescita delle competenze dei cittadini, e quindi anche a migliorare quel dato un po' sconfortante sulla nostra classifica europea. Allora, l'approccio che abbiamo avuto è stato intanto di girare l'obiettivo, cioè non più utilizzare fondi per modernizzare la pubblica amministrazione allo scopo di modernizzare la pubblica amministrazione e basta, ma farlo in quei processi che hanno un impatto diretto sulle imprese e cittadini: scuola, sanità, giustizia. Quindi agire per efficientare l'amministrazione, ma lì dove la sua efficienza è immediatamente percepibile sia ai consumatori direttamente, perché vanno a fruire di un servizio, come grandi scuole, e sia alle imprese, perché ne hanno un diretto beneficio nell'esercizio delle loro funzioni. Secondo punto, cercare di utilizzare le nuove tecnologie per cambiare completamente il tipo di comunicazione tra amministrazione e cittadino. Quindi non siamo più noi a dover andare all'amministrazione per richiedere quello che ci serve, ma è l'amministrazione che viene a noi. Questo sarà un processo più lungo, abbiamo preso alcuni anni, e che richiede però anche uno sforzo di centralizzazione di sistemi informativi dei vari soggetti che erogano servizi, che produce, che negli auspici produrrà, speriamo, anche grande risparmio di risorse. Oggi noi siamo in una situazione in cui tutte le regioni, tutti i comuni, tutti i ministeri e anche molti uffici o agenzie di diversi ministeri in Italia hanno il loro data center, hanno i loro sistemi informativi, hanno i loro sistemi operativi, spesso neanche dialoganti o interoperabili tra di loro, perché costruiti, comprati in epoche diverse, e quindi diciamo con assolutamente non utilizzabili insieme. Faccio un caso soltanto, quello della NASA, che è molto rilevante, dove noi in Italia abbiamo 2048 comuni e 2048 anagrafi, non esistono anagrafi centrali. Non esistono anagrafi centrali, cosa significa? Nel pratico, per me, significa che io sono presidente a Venezia, però mi sono sposata a Roma, se poi mi piace il certificato di matrimonio, devo prendere un treno e venire a Roma. E viceversa. Sì, ci sarà anche più privacy, però non è proprio comodissimo. Cioè, diciamo che io mi aspetto che poiché pago le tasse, sono un contribuente, sono un cittadino, i miei dati, almeno l'amministrazione, li conosca e non li chieda a me. Ci sta dicendo che è il lavoro sulla un'anagrafe centralizzata? Allora, l'anagrafe centralizzata siamo al lavoro, era già un lavoro da prima, quindi non mi voglio prendere meriti che non sono miei, era già un progetto. Era già un progetto, diciamo, che era nelle carte. Abbiamo cercato di accelerarlo perché peraltro ci permette, non vogliamo diventare Google, ma ci permette di fare un po' di profilazione come amministrazione. Esatto, il garante ci ha aiutato, un po' di profilazione
che io, diciamo, mi permetto di dire non dal punto di vista positiva, cioè di sapere che cosa può servire al mio cittadino nel momento in cui si mette in comunicazione con me come amministrazione. L'anagrafe unica entrerà in esercizio a marzo del 2016 e però non avrà, e questo, a questo volevo arrivare come esempio, l'unico beneficio di permettere a tutti noi di sapere che in qualunque ufficio della pubblica amministrazione ci si rivolga saprà quali sono i nostri delegati, ci potremo chiederli. Non avrà come unico beneficio il fatto che a quel punto sarà possibile anche soltanto attraverso un singolo accesso alla rete, attraverso l'identità digitale, avere i propri dati o i propri certificati senza doversi andare a cercare le diverse amministrazioni che li erogano, ma avremo anche il beneficio di sistematizzare i sistemi informativi di tutti i comuni italiani, probabilmente efficientarli e non immediatamente, ma a regime spendere di meno, perché è chiaro che mantenere 8.048 data center, 8.048 sistemi informativi costa di più che mantenerne uno solo per quanto grande. Questo è un tipo di operazione, ho fatto questo esempio perché più credo che sia abbastanza comprensibile da tutti, per tutti abbiamo avuto a che fare con l'anagrafe. È un tipo di esercizio che dobbiamo fare su moltissime altre cose, perché diciamo, mi piace sempre dire che in Italia l'informatica nasce essenzialmente come uno strumento di integrazione, non so per quale motivo, ma nella pubblica amministrazione in particolare è diventato invece spesso sinonimo, se non di disintegrazione, perlomeno di silos, cioè di compartimenti stagni che non si parla. Richiede molto tempo, molta fatica, non è un'operazione semplice, poiché le pubbliche amministrazioni sono più di 20.000 e forse anche un po' di più, non sono 20.000 quelle certificate col bollino pubblica amministrazione, poi ce ne sono almeno altre 10.000 che sono gruppi, enti pubblici o società interamente a capitale pubblico, però bisogna farlo, cioè non è più rimandabile. E ripeto, poi sono certa che il presidente dell'Agicom sarà ancora più puntuale di me nell'illustrare quanto male e quanto gap anche di competitività ci dà avere delle infrastrutture che non riescono più a sostenere le necessità sia delle imprese che dei cittadini del paese. Non è più recuperabile questo, non è più rimandabile questo lavoro, perché incide profondamente non solo sulla qualità della vita del consumatore o sull'efficienza della burocrazia del paese, ma soprattutto sulla capacità di creare nuovi posti di lavoro e dare l'occasione alle nostre imprese di reimmaginare un percorso industriale sempre all'interno della loro categoria marciologica, che però sia abbastanza innovativo da potersi rilanciare. Benissimo, allora mi era offerta la domanda del dottor Sicolani, presidente Assintongo, delle nostre imprese a causa anche dell'Italia, appunto, che purtroppo hanno nella autonoma dotazione di infrastrutture, diciamo, tecnologiche, digitali per promuovere al meglio la loro attività. Oltre a questo, naturalmente, le vorrei fare anche la domanda su quella indagine che anticipavo prima alla dottoressa Poggiani, per chiederle anche quando poi i risultati definitivi saranno resi noti. Abbiamo avuto solamente delle anticipazioni sul tema della distribuzione della banda larga italiana. L'ultima questione anche, pare che la riforma appunto del mercato unico delle comunicazioni sia l'unica che verrà portata avanti a compimento del sistema italiano di presidenza europea. Quindi un buon risultato anche per voi. Io sono ottimista, mi devo dare tocco su tutte e tre. Quest'anno Cardani ha deciso che non lo vuole bene, quindi no, siamo così. Questo anche per facilitare il dibattito, però non c'è niente di meglio che prendersi a cazzotti dalla corruzione. Comunque, veda, io ho fatto un buon liceo. Questa è una notizia grafica, ma che ha la sua importanza, in misura in cui ho avuto tanti insegnanti bravi, per cui un professore di storia e filosofia, che diceva sempre che gli avvenimenti non sono casuali, sono sempre figli di qualcosa, c'è sempre una ragione dietro alle cose. Mi ha scritto un libro che si chiama Il caso non esiste.
Ecco, ha perfettamente ragione. Forse esisteva un tempo, nel senso che se Federico Barbarossa non fosse cascato nell'acqua con la corazza pesante, se quella mattina, cioè, si fosse messo la natura più leggera, sarebbe vissuto più a lungo e forse avrebbe fatto altre cose. Quello è un esempio di caso. Però nello svolgersi delle umane cose c'è sempre una razionalità. E la razionalità che io vedo dietro i disastri di cui ha parlato la dottoressa Bucani, che ringrazio personalmente, la signora ha, a mio parere, il mestiere più ingrato di tutto il paese. E il fatto che suo padre è una donna, è comunque segno di resilienza, di grande resilienza, capacità di resistere alla torsione. Perché collego le due cose? Perché da un lato il compito della dottoressa Poggiani in questo momento, come del resto è uscito dalle parole che ci ha pronunciato, si rivolge principalmente alla pubblica amministrazione. E perché la pubblica amministrazione è così in ritardo, il mio professore di storia e filosofia avrebbe detto non è a caso, e cioè ci sono evidentemente degli interessi, delle volontà, degli interessi non strettamente monetari forse, ma ci sono degli interessi a mantenere le cose come stanno, altrimenti non si capirebbe perché. Guardi, un'altra fetta autobiografica, qualche giorno fa ho dovuto trovare un documento che avevo messo via nel mio archivio elettronico. Il mio archivio elettronico è organizzato peggio della mia scrivania, cioè non ci stava mai dentro niente, avevo dovuto fugare per ore e ho finito per trovare degli articoli scritti da me e da altri colleghi 7-8 anni fa. Bene, sono ripubblicati di oggi. Nel senso che non è cambiato assolutamente niente. Allora, perché non è cambiato assolutamente niente? E perché questo dovrebbe interessare ai consumatori? Beh, non è cambiato niente perché c'era una coalizione di interessi che voleva che non cambiasse niente. E quali possono essere gli interessi? Chiunque ha interesse a contrastare la diffusione rapida e sulla punta delle dita di chiunque, imprese, consumatori, cittadini, elettori, l'informazione che riguarda la responsabilità individuale. Perché questa cosa non va avanti? Bene, con dei sistemi informativi degni di questo nome, noi potremmo capire in 30 secondi che la tal cosa è ferma in quel punto. E da quanto tempo e perché a quel punto non si chiede e chiede conto, no? Ecco, io trovo che la pubblica amministrazione nel suo complesso abbia da questo punto di vista delle responsabilità colossali non identificabili. E perché non identificabili? Proprio perché altra cosa menzionata, io in realtà non sto aggiungendo niente, sto soltanto facendo un sunto di quello che la dottoressa Poggiani e il dottor Sova hanno detto prima. Perché così? Beh, perché nessuno ha mai voluto entrare fino in fondo nell'identificare le responsabilità individuali, fa saltare i colli di bottiglia, i tappi e così via. Allora, questo perché non è un assalto alla pubblica amministrazione, io ritengo di farne parte in un certo senso, essendo un'autorità indipendente con l'accento su indipendente, però resto un organo dello Stato. E quindi perché accusare il pubblico? Perché il pubblico ha due responsabilità. Uno, l'incapacità di comportarsi come dovrebbe nell'interesse del paese e non nell'interesse individuale. E secondariamente perché, e qui mi ricollego a una domanda che credo mi abbia fatto lei prima, e cioè riferimento all'indagine conoscitiva appena pubblicata, abbiamo diffuso tutto, signora, a disposizione
anche il testo non è proprio, è stato diffuso solo un cassetto di Sanri all'inizio. Bene, da quell'indagine conoscitiva emergono tante cose interessantissime, come tutte le volte in cui Gianni Pietruzzella e io ci mettiamo al lavoro, ma soprattutto il sospetto che, lasciando in mano al privato un compito importante come quello di realizzare una vera e propria strutturazione della rete di comunicazione elettronica nazionale, poi ci sono mille nomi, bene, il rischio è che succeda quello che è successo fino adesso, cioè non dico nulla, ma ben poco, e che quindi spetti di nuovo al buon vecchio settore pubblico di intervenire e con un atteggiamento, quando io ero giovane si sarebbe detto keynesiano, intervenire, fare e mettere a disposizione del pubblico queste cose. Ecco, io sono, di questo sono profondamente convinto, così come sono convinto del fatto che noi abbiamo spesso un atteggiamento estremamente illuministico nei confronti dei comportamenti pubblici. Noi continuiamo a parlare della diffusione di nuovi e interessanti metodi di risolvere problemi, ad esempio i sistemi di pagamento, ad esempio l'uso del telefonino. Bene, l'Italia è un paese in cui in Europa, non in Botswana, insomma non ci parliamo con Botswana, parliamo con l'Europa, dove la quantità di transazioni risolte non in contanti è la più alta. Cioè noi usiamo ancora i buoni vecchi biglietti di banca con tutto ciò che comporta in termini di costi di sicurezza, di usura del biglietto stesso, quindi costi di produzione del contante. Bene, la speranza è che le carte di credito non si sono diffuse presso una popolazione molto prudente nei suoi comportamenti, mentre i telefonini ce n'è aiosa. Sì, anzi, si scaricano rapidamente, però magari poi il pagamento non si fa appunto con lo strumento elettronico. Ma è forse sperabile, noi abbiamo, mi pare, un tasso di penetrazione dei telefonini, cosiddetti telefonini, del 115%, quindi abbiamo più telefonini che cittadini. Non so se si possa dedurre qualcosa di interessante da questa proporzione, però è vero che se non altro lo strumento ci sarà. Oh, per quanto riguarda la sua ultima domanda, signora, e cioè il cosiddetto regolamento Silicon Market. Dunque, io non sono così sicuro, auguro alla presidenza italiana di farcela, ma questo peraltro non deriva dalla prodezza della presidenza, quanto dal fatto che è un regolamento che insomma, ha un tasso di accettabilità da parte degli Stati membri che non è al 100%. Noi prima credo il dottor Soros ha menzionato il PEREC è l'associazione delle autorità di comunicazione che a differenza di altri casi ha dei poteri reali, nel senso che il PEREC ha dei compiti procedurali dei quali la Commissione deve tenere conto. Discute, una specie di parlamentino che discute e alla fine emette dei pareri che la Commissione deve prendere in esame. Bene, sulla direttiva single market, Telecom single market, il BEREC è stato abbastanza prudente e questo deriva, se vogliamo, ci sono alcune decine di problemini tecnici che non vale la pena di affrontare perché ognuno preso singolarmente è un problemino, francamente, niente di cosa. Il motivo principale è, se vogliamo, un motivo che è connaturato all'esistenza stessa dell'Unione Europea.
e cioè in questo caso, come in molti altri casi, se vogliamo, la direttiva tende a fissare con precisione una media di comportamento. E una media significa che tutti quanti, quelli che stanno sopra e quelli che stanno sotto, devono fare dei compromessi, solo quelli che sono sulla media non devono fare compromessi. E quando abbiamo 38 paesi è evidente che ce ne sono molti che devono fare compromessi. Prendiamo l'Italia. L'Italia deve fare un compromesso non indifferente, nel senso che l'Italia in un sistema che lascia flessibilità trova tutto lo spazio di cui ha bisogno essendo all'avanguardia. Questo è uno dei pochi casi, e non è certo merito dell'ASCO, in cui il paese, la nostra legislazione è molto più avanzata della media europea. Nel momento in cui invece fosse fissato un comportamento, bene, tutto quello che abbiamo fatto in più sarebbe svilito, e questo è uno dei motivi per cui noi non siamo molto a favore. Immagino che la presidenza italiana, come spesso accade, io ho lavorato un pochettino a Bruxelles e ne ho viste parecchie di queste cose, molte volte la presidenza sacrifica qualcosa l'interesse specifico di quel proprio paese per avere il successo collegiale del far passare ovviamente è un giudizio del tutto politico nel quale si confronta ciò che si guadagna. Allora, Presidente, solo so che deve andare, non so se... Allora, abbiamo la domanda, il domandone che arriva dal pubblico, perché magari può anche essere di suo interesse. Eccoci qua. Grazie, sono Maria Inizia, si è parlato di coltivazione, in particolare Presidente Soro ha parlato di coltivazione per personalizzare offerte. C'è anche un altro versante della coltivazione che non è per personalizzare offerte, ma personalizzare immaginazione e discussione. Faccio l'esempio delle banche dati che riguardano i pagatori, che giustamente, diciamo, sono state costruite con un codice deontologico nel 2005, a cui molte associazioni dei consumatori hanno partecipato attivamente, proprio perché hanno dei profili di delicatezza sociale oltre che economica. È chiaro che avevano dei vantaggi, che erano quelli per esempio di evitare il sovraindebitamento, degli svantaggi escludendo alcuni cittadini dall'accesso al credito ordinario. Oggi questo problema si ripropone nel momento in cui le aziende che vendono servizi, in particolare quelle telefoniche e quelle energetiche, chiedono di accedere a queste banche dati. E lo fanno per evitare un certo malcostume, quello del turismo tra contratti. Nello stesso tempo, però, per passare da un cliente all'altro, lasciando naturalmente un debito, cioè da, una, da un'azienda all'altra, lasciando naturalmente un debito all'azienda che si lascia. Ora, quindi, questo è l'aspetto, diciamo, credibile e ragionevole della questione. C'è un aspetto però molto, molto significativo da prendere in considerazione, cioè intanto in questi settori esistono dei riserve di servizio universale e quindi ci sarà comunque bisogno di garantire il servizio a chi resta emarginato da questa popolazione. Dall'altro c'è una vicenda che le autorità di regolazione di settore conoscono molto bene, che è quella di un contenzioso pazzesco in questi settori, che è alimentato da pratiche scorrette, furti di identità, e quindi che rischiano di mettere tra i clienti emarginati dei soggetti che in realtà hanno dei buoni motivi per non aver pagato le bollette. E quindi la questione è molto delicata. La richiesta che faccio è intanto di una regolazione. Se si deve allargare la profilazione
a chi non paga le bollette ci vuole una regolazione molto attenta, e questa regolazione avvenga a volta. La regolazione sui SIC avvenne in casa privacy, questa volta secondo me va allargata alle autorità che conoscono i mercati nella loro, diciamo, nei loro aspetti meno nobili, e quindi possano aiutare questa regolazione rispetto a contesti che sono abbastanza drammatici. E quindi mi domando se non sia il caso, ecco qui, di parlare di quei protocolli di intesa tra autorità che io trovo siano, diciamo, essenziali. Grazie. Ti chiedo una risposta telegrafica, gentilmente. Presidente Soro. Sì, no. Voglio dire, noi proprio in questi giorni ci stiamo occupando di attivare il tavolo, e parlo, abbiamo già uno già attivato del codice deontologico in questo campo, perché riteniamo che sia più facile disciplinare questo delicatissimo equilibrio fra il diritto delle imprese a non essere truffate e il diritto dei cittadini consumatori a non entrare nella gogna di una qualificazione negativa che rischia poi in alcuni casi di durare molto a lungo e di precludere altre opportunità nella vita professionale. Intanto questo già noi lo facciamo, lo facciamo correntemente perché siamo l'autorità di riferimento, per cui tutte le persone che ritengono di avere una presenza in un qualche archivio di conservazione di queste informazioni senza averne, senza ragione, si rivolge a noi ordiniamo all'archivio di rimuovere questo dato. Questo accade correntemente. Il punto più avanzato è quello di rendere più efficiente questo sistema, cioè il sistema di controllo delle truffe, delle varie alterazioni del mercato che vengono, si diceva giustamente, il turismo tra i consumatori delle reti telefoniche, ad esempio, è un turismo avanzatissimo, nel senso che uno compra non solo l'abbonamento prepagato, ma compra i telefoni e poi scappa da un altro, da un fornitore all'altro. Lo stiamo facendo il codice deontologico. In questo campo ci sono state alcune incursioni, le uso questo termine perché è difficile trovare un'altra, del legislatore, con emendamenti fatti in campo, direi, casuale, in cui offri ad alcune singoli segmenti dei fornitori di servizi la possibilità di accedere alle centrali rischi, di accedere direttamente, e quindi tendenzialmente di tornare anche banche dati sterilizzate rispetto anche alle dimensioni delle centrali rischi. Ci sono informazioni che riguardano grandi problemi, magari per uno che in quel caso è sospettato di non aver pagato 10 euro di consumo per tutto. Questo è accaduto perché la legge lo prevede, io penso che il legislatore dovrà rimetterci mano. Nelle more di tutto questo noi pensiamo che spetti a noi promuovere, lo stiamo facendo e abbiamo confermato in questi giorni la decisione di farlo, promuovere lo strumento del codice deontologico, del codice di condotta, come l'unico strumento, il più importante strumento nel quale il bilanciamento degli interessi può essere fatto tra l'impresa e il consumatore, senza rigidità, ma avendo pure tutelare molto la dignità delle persone, che è il nostro compito. Il compito del garante non è solo quello di custodire la vita privata negli aspetti più intimi, è anche quello sempre, e le due cose non sono separate, di tutelare la dignità delle persone. Qualche volta l'uso della tecnologia da questo punto di vista rischia di produrre degli effetti devastanti sulla dignità delle persone. Questo è un campo nel quale assolutamente appoggio la sollecitazione. Ovviamente che abbiamo terminato questo slotto, a meno che non avevate piacere di fare un'altra riflessione anche sulla sollecitazione. Allora, grazie al Presidente Soro.